Per un risparmio da 50 a 100 euro ad impresa, la Camera di Commercio investirà sul territorio 13 milioni di euro in meno, la denuncia del presidente Riello. Per far risparmiare alle aziende il valore di un caffè alla settimana si tolgono allo sviluppo del territorio veronese 13 milioni di euro. È con questa amara considerazione che il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello, stigmatizza la decisione del governo di dimezzare il diritto camerale che ogni impresa deve versare. È più il danno che il beneficio da questa riforma? Secondo il mio punto di vista, assolutamente sì. Verona è una delle poche camere che ha sempre operato molto bene, che ha ridistribuito veramente tanti soldi sul territorio per le attività economiche, e con questa riforma, che non è una riforma per oggi perché è solo un taglio verticale dei contributi, produrrà un effetto assolutamente negativo su quello che è l'economia, per quello che ci riguarda veronese. Se la Camera di Commercio dovesse solo mantenere la struttura senza creare sviluppo, non avrebbe senso di esistere, spiega Riello. Indubbiamente quella di Verona è ben strutturata, resterà in piedi comunque, solo che dimezzerà gli interventi. Gli effetti sono molteplici, quello più evidente è il contributo annuo che viene dato alla Fondazione Arena. Per la Lirica la Camera di Commercio versa più di 1.200.000 euro. Noi, dovendo ricevere il prossimo anno un contributo probabilmente dimezzato, se questo, diciamo, è quanto è stato prospettato, è chiaro che dovremmo ripensare anche alle nostre attività, cioè quindi anche a una riduzione dell'attività, se non anche dei tagli dei posti occupazionali. Ridurre le nostre attività significa ridurre l'indotto economico che il Festival Lirico dell'Arena di Verona crea sul territorio, che sono 450 milioni di euro all'anno, perché noi facciamo 54 serate di opera lirica, oltre a produrre cultura anche d'inverno con il Teatro Filarmonico.